può conquistare, anche se lungo il cammino hai una stella che illuminerà la strada che devi fare. Tutto si può ritrovare, nulla è per sempre perduto. Dal cielo lo vedrai, perché nel cielo il sole brilla ogni mattina e la speranza nel tuo cuore resterà. Se continui a cantare, niente ti potrà fermare e il tuo sogno la realtà diventerà. Che cosa stai dicendo, Antonella? Quello che ho detto, che tuo padre è anche il padre di Babi. Però non può essere, come? Invece è così, se te lo dico, te l'assicuro, devi credermi. E tu come lo hai saputo, Antonella? Senti, non posso dirti come l'ho saputo, però è così. Questo è un fatto molto grave. Dimmi chi te l'ha detto, per favore, devi dirmelo. No, questo non posso dirtelo. Ma tu devi fidarti di me, Patty, ti scongiuro, credimi, è la pura verità. Basta, non chiedermi altro. Fammi un favore. Non farmi più domande, non dirò niente. Sono pentita ad avertene parlato. Ciao. Ragazzi? Vini! Che succede? Avete perso qualcosa? Per favore, non è il momento di discutere questo. Stiamo cercando Guido. Non è che l'avete visto, per caso? No, non è venuto qua. Però sei proprio sicuro? Sappiamo che sta male e siamo molto preoccupati per lui. Non è qui. Dove l'avete cercato? Mattias è andato in stazione. Bruno e Gonzalo sono rimasti al garage, ma lì non c'è. E noi abbiamo girato tutto il quartiere, ma non riusciamo a trovarlo. Siamo preoccupati. Sì, ma cosa gli è successo? Sta male per la faccenda di Giusy. È molto depresso. Sì, e noi non vogliamo lasciarlo solo. Sì, Bruno, sono io. Siamo qui al pub, ma non c'è. Va bene, allora continuiamo a cercarlo in giro. Ma dove può essere andato a cacciarsi? Non lo so, Fabio. Però speriamo che non gli sia successo niente. Povero Guido, mi dispiace proprio. Non si merita di passare tutto questo. Appunto, andiamo a cercarlo. Sì. Se dovessi sapere qualcosa, vi avviso. D'accordo? Grazie dell'aiuto. Ciao. Sei un amico, vieni, grazie. Ci vediamo. Dove sarà finito, Guido? Dove può essere? Non lo so, però non ha portato niente con sé. Sì, ma intanto nessuno ha chiamato. Impossibile che nessuno l'abbia visto, l'abbia incontrato. Va bene, chiamiamolo noi. Guido è sparito per colpa mia. Non dire così, Giusy. Tu non hai colpa di nulla. Sì, invece, Sol. Sono stata egoista per troppo tempo, pensando solo a me e non a cosa fosse importante per Guido. Hai fatto quello che dovevi fare. Pensare solo a te è già difficile il momento che stai passando. Pensate se fosse successo il contrario. Se fossi stata io alla guida di un'auto, avessi avuto un incidente e che a causa mia Guido fosse diventato cieco. Cosa avrei fatto se fosse capitato a me? Sì, però ora calmati, Giusy. Tamara, non puoi chiedermi di calmarmi. Non avevo il diritto di trattarlo così. E cosa avresti fatto? Proprio niente, anzi, il contrario. Gli hai solo detto la verità senza nascondergli nulla. Ormai è fatta. Tamara ha ragione. Tu gli hai sempre detto la verità. Sì, e cosa ci ho guadagnato? Devo andare a cercare Guido. No, Giusy, lascia perdere. No, e poi ci sono già i ragazzi che lo stanno cercando. Speriamo davvero che lo trovino. Cosa stavi cercando di fare? Non lo so, sul serio. Avevo davvero mille cose per la testa. Che cosa?
Non so, volevo andare via, andare via lontano e sparire. Non ce la faccio più, non resisto più. Ah, il telefono di Mattia si è spento. Ti assicuro che se gli è successo qualcosa, non me lo perdonerò mai. Nella vita non si può fuggire da se stessi, Guido. Sì, lo so, però ero distrutto, non ce la facevo più, credimi. Volevo solo salire su un treno e partire per andare via, lontano da qui. Leandro, tu devi spiegarmi perché. Che bello che è. Contento. No, io no, a dire il vero no. Non sono contenta, tutto il contrario. Sono molto triste. Succede che non so che pensare dopo quello che mi ha detto Antonella. Proprio adesso che i miei stanno per sposarsi, io vengo a sapere questa cosa incredibile. No, 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 Mati, no. Sai, è che non so se dirlo a mia madre. Tu che mi consigli? Sì, sì, hai ragione. Io devo tenere cucita la bocca. Però sai che ho un dubbio. Ma mio padre lo saprà. Pronto? Pulcino! Ciao, mamma, sei tu? Certo che sono io, figlia mia. Tua madre, quella che più ti ama e più ti manca. E non sai quanto mi manchi tu, Antonella. Anche tu, mamma. Ti voglio tanto, tanto bene. Sai una cosa? Ogni giorno che passa ti voglio più bene. Sembra impossibile, ma è la pura verità, Antonella. Anch'io, mamma. Io credo che tutto il tempo che staremo separate alla fine ci servirà soltanto a renderci inseparabili. Certo. E per insegnarci a chiedere perdono, piccola. Devo chiederti perdono per tutte le volte che ti ho fatto star male e per i brutti momenti che ti ho fatto passare. Io invece ti assicuro che non ricordo di aver passato nemmeno un momento brutto, mamma, davvero. Vedrai che presto saremo di nuovo insieme, piccola. È l'unica speranza che mi rimane. Ti prometto che molto presto ti farò uscire, mamma. Te lo assicuro. Fabio e io stiamo facendo l'impossibile. Ringrazio il cielo che mi ha dato due figli come voi. Tu sta tranquilla. Perché sono sicura che staremo di nuovo insieme prima di quanto pensi. So già che cosa devo fare. Che cosa hai fatto? Io non permetterò più che Antonella vada da Leandro per dirgli cose su di me, né tantomeno che ti metta strane idee in mente. Questo non va bene, dovevo porvi un limite. Scusa, ma è stata una pessima idea, mamma. Hai fatto male. Avrei fatto male? Sì, Antonella ha un certo tipo di carattere e ha una personalità molto forte. Se l'affronti di nuovo, a perderci saremo soltanto noi. Ti stai sbagliando, Babi. Io te l'ho già spiegato, a quella ragazza servono dei limiti. No, qui sei tu che stai sbagliando. Perché siamo qua? Come perché? Perché tu diventi famosa, amore mio. Sì, ma se la tratti così, vedrai che non farà quello che deve fare e io mi ritroverò senza niente. No, no, Babi, per favore, no. Non devi temere. Non temo nulla, sono realista. Farle pressioni, minacciarla, va bene. Ma non la sfidare. Questo è troppo, mamma, devi andarci piano. Ehi, adesso ti senti un po' meglio? Più o meno. Bene. Ora che ti vedo un po' meno angosciato e triste, dobbiamo parlare. Guido, dimmi cosa ti è passato per la testa. Che volevi fare? Non capisco. Di tutto. Mi è passato di tutto per la testa. Non so, mi sembra di non servire a niente. Sento di non essere ben voluto dai miei amici e di fare tutto male.
che Giusy sta così per colpa mia e di aver perso anche te come amico. Va tutto male. Che succede? Ho sbagliato tutto. Basta, ho sbagliato calmati, tutto. Calmati un po', basta. Io credo che tutti noi abbiamo contribuito a farti sentire così. Me incluso. Anche io, che sono tuo amico, ti ho voltato le spalle. Cos'altro potevi fare, Mattias? Tua sorella sta così per colpa mia. Cosa dovevi fare? Non dirlo nemmeno. Tu non hai colpa, non sapevi cosa sarebbe successo. Io l'ho... l'ho capito soltanto ora. Però... sul momento dopo l'accaduto ero pieno di rabbia e... non capivo come stavi. Scusami, sul serio. No, sono io. Sono io l'unico vero colpevole di tutto. No. Sì, sì, ho perso tutto, Mattias. Ma la cosa peggiore è aver perso l'amore di Giusy. È per questo che soffro. Per questo volevo prendere quel treno. Perché so che ormai l'amore di tua sorella non lo potrò riavere mai più. Tranquillo. Vuole mio? Sì. Ho una sorpresina per te. Sì, papà, quale? Babi? Ti presento Babi, la tua sorellina. Perché? Anche lei è tua figlia? Certo, sì. E le darò la tua stanza. Anzi, fai i bagagli e vattene. Ma papà mio... Algo extraño sentì Porque en tus ojos vi que hay... Elevati, elevati, piccola. Que hay algo tu... Levati. Que hay algo tuyo en mí. Si estamos juntos, ya no habrá tristeza y soledad. Yo te quiero, yo te espero. Cada noche pido al cielo que aparezca ya. Quiero tenerte a mi lado, mi amor. Shh. No sta zitta, no sta zitta. Amore mio. Ciao, mi stavi vegliando? Sì, papà. Ciao. Ciao, papà. Come stai? Bene? Bene. Non volevo svegliarti né disturbarti. No, non mi hai svegliato tu. Tutto questo freddo che mi fa venire i brividi. Sai, se mamma ha abbassato il riscaldamento perché io ho idea. Un freddo. Mi sento così strano. Va tutto bene? Sì, va tutto bene. Sì, tutto bene. Volevi dirmi qualcosa? No, niente. Se devi dirmi qualcosa, dimmi. No, dimmelo. Va bene, sì. In realtà credo di volerti dire una cosa, sì. Ma come sarebbe a dire credi? O devi dirmi una cosa insomma, oppure non volevo devi dirmi. Dirti una su, cosa, o meglio, volevo chiedertela. Che mi devi dire? Volevo qualcosa? Chiederti... Ma chiedi quello che vuoi, no, tutto quello che vuoi. No, però non sono sicura. No, come no? Davvero chiedi posso? Chiedi pure, tesoro. Ecco, volevo sapere se... Cosa? Francesca è stata la tua fidanzata? Finalmente ti sei degnata di tornare. Sì, sono qui. E vuoi sapere perché sono tornata? Perché devo parlare con te. Vuoi parlare con me? Sì. Prima però rispondi a una domanda. Ok. Non hai parlato con nessuno di ciò che sai su mia figlia, vero? No, non l'ho fatto, no, però è una cosa che potrei sempre fare. Se fossi in te non lo farei. Ah no? No. D'accordo, allora è meglio. Sediamoci qui tranquille, eh? Siediti qui, eh? Perché ora devi dirmi chiaramente cosa vuoi da me. E io ti dirò che cosa voglio in cambio. Ecco, no, non siamo mai stati fidanzati. Vuoi mai, dire che non lo è mai. Stata per no, molto non tempo? No, non l'è stata, non l'è stata. No, mai, ma perché vuoi saperlo, scusa? Che cosa vuoi sapere? No. Su, io... dimmi che vuoi sapere. Cosa vuoi sapere, tesoro? Quando mi chiedi qualcosa io voglio sapere esattamente... Su, sì, Chiara, che vuoi sapere? No, è che non so come altro chiedertelo, chiedi, papà. Aspetta, aiutami, sento un caldo tremendo. Sta tranquillo, papà. Forza, chiedi pure. Chiedi, avanti, dimmi che cosa vuoi sapere. No, era questo che volevo chiederti. Sì, amore mio, cosa? Papà, cosa vuoi chiedermi? Papà, che vuoi sapere? Non era mia intenzione metterti in agitazione, scusami, no, per favore. Mio, tu, piccolo. Tranquillo, papà, tranquillo.
Io sono tranquillissimo. Vuoi che ti porti un bicchiere d'acqua? Sì. Sì, però tu calmati, fai respiri profondi, bene, così. Tranquillo, vado a prenderti l'acqua. Io sto bene. Tranquillo, papà. Chiedi pure, non pensare che io non voglio... Chissà che cosa voleva sapere. Meno male che Mattias si è accorto di avere il cellulare spento e la prima cosa che ha fatto è stata chiamarci. Sì, sì, per fortuna a Guido non è successo niente. Già, quando me l'ha detto, ho pensato la stessa cosa. Anche perché poteva succedergli qualcosa di grave. Sì. E tu, Gonzalo? Che? Cosa pensi di tutto questo? Te lo chiedo perché sappiamo tutti che non hai un buon rapporto con Guido in questo momento. Insomma, sì, certo, avevamo litigato, ma ero preoccupato quanto voi che avesse fatto qualcosa di cui poi si sarebbe potuto pentire. Sì, è vero, mio fratello era il più preoccupato di tutti, ragazzi. Giusy. Ragazzi, permesso. Io e Sol non volevamo venire, ma lei ha insistito così tanto che abbiamo ceduto. Sì, ho insistito perché volevo essere sicura che a Guido non fosse successo nulla di male. E Mattias ha detto che sarebbero venuti qua. Sì, Giusy, puoi stare tranquilla che fortunatamente Guido sta bene. Giusy! Guido! Non sai quanto è bello sentire la tua voce. Sono felice di sentire che stai bene. Senti, io volevo dirti No, che... non dire niente, amore mio. Non dire niente. Non riesco mai a parlare con Leandro. Lo vedo così avvilito, così triste. Mi fa pena. Sì, sì, è davvero avvilito. Sì, ma non voglio rimanere nel dubbio, Socorro. Ah, sì, certo. E se parlassi con Francesca, invece, che ne dici? A me sembra che la cosa migliore sia andarsene a letto. La notte porta consiglio. Riposati e domattina sarai fresca come una rosa e vedrai tutto più chiaro. Io la vedo così. Allora tu mi consigli di pensarci? Sì, proprio così. Sì, certo, devo riflettere, giusto. Tesoro, che visetto triste, che succede? No, niente, mamma, non farci caso. Non è una risposta, ti conosco perfettamente. Sei preoccupata per qualcosa, dimmelo, non far preoccupare anche. Niente, sul serio. Su, dimmi che cos'hai, hai un visetto così triste. Va bene, sto male. Sto male per papà. Vederlo in quelle condizioni non mi piace. Tesoro, ma non ti devi preoccupare perché papà starà bene in pochi giorni, non è grave. Vedrai che ritornerà allegro e in poco tempo ci sposeremo e saremo una bella famiglia felice. Saremo tutti felici e mangeremo delle pernici. Lo spero. Sì, vedrai che sarà così, ti prometto che sarà così. Va bene. Mamma, posso andare a dormire da Giusy? Sì, certo, tesoro, però prima dammi il primo. E per il secondo, il secondo. E per terzo, ecco il terzo. Un abbraccio. Anche con Giacomo. Giacomo. Senta che tu fa. Va bene, ciao. Ciao, tesoro. Ciao. Ciao, Patti. Allora, dicevamo di Francesca, che devo pensarci. Vado a letto e ci dormo sopra. Domani si vedrà. Hai ragione. Io voglio solo che mia figlia sia famosa e guadagni molto denaro. D'accordo, mi sta bene. In questo caso potrei aiutarla a diventare una superstar. Però perché ciò accada, bisogna che tu accetti una condizione. Io accettare una condizione tua? Sì, sì, hai sentito bene. Questo si chiama negoziare, Francesca. Sì. Certo, negoziatrice. E quale sarebbe questa condizione? Devi far tornare a casa mia madre oggi stesso. Se pensi che permetterò a Bianca di tornare qua, sei fuori strada. D'accordo, se non vuoi che torni qui, mi sta bene. Però domani stesso la voglio libera. Se no, qui si chiude la negoziazione. Bene, Francesca, hai 5 minuti per pensarci. Ci vediamo, io vado. Riesci a dormire? No, non ci riesco.
Io nemmeno. Continuo a pensare. Posso farti una domanda? Sì, sì, dimmi. Capisco che ti abbia dato fastidio il bacio tra Giusy e Martin, ma quella non è l'unica ragione per cui volevi andartene, no? In parte sì e in parte no. Allora c'è un altro motivo? Sì, sì, diciamo di sì. Ma il bacio è senz'altro il motivo principale. Non ti seccare, però vorrei tanto conoscere l'altro motivo. No, no, Fabio, non ha alcuna importanza, credimi. Non vuoi dirmelo, eh? No, no, non è quello, no, no, è solo che... che se io... Ti fa male ripensarci? No, no, neppure. Ti assicuro di no. Senti, Guido, mi sta bene tutto, sono tuo amico, però... devi darmi una ragione per aver deciso di fare una cosa così. Voglio sapere la verità. Sì. Sì, una ragione c'è. Io so una cosa che non posso raccontare a nessuno. Insomma, non mi spiego perché io sono sempre l'ultima a sapere le cose. E dai, Patty, con quello che stai passando con tuo padre, non è il caso che ti preoccupi anche per Guido. Anzi, non devi preoccupartene affatto. Intanto, non è solo per mio padre che sono così triste. C'è qualcosa che non so, Patty? Sì. In realtà, non lo sa nessuno. Nessuno tranne Mati e io. E la verità è che non ce la faccio più a tacere. Ho bisogno di parlare con qualcuno, ora e subito. C'è qui la tua amica Giusy, pronta ad ascoltarti. Bene. Scusa, Patty, ma credo che questo sospiro non preannunci niente di buono. Infatti no. È una cosa inimmaginabile. È successo che... Antonella mi ha detto che Babi è mia sorella. Che? Sì, hai sentito bene. Secondo Antonella, Babi è figlia di mio padre. Oh, ma dai, Patty, adesso non essere ingenua, come puoi crederle? Sappiamo bene tutte e due che ogni volta che dice qualcosa, 99 volte su 100, è solamente frutto della sua cattiveria. Sì, sì, lo so, conosciamo tutti Antonella e sappiamo sì. Com'è fatta. Però sono parecchi giorni che la vedo strana, la vedo diversa. E adesso mi dice questo, è curioso. Invece io penso che probabilmente sia per via di quello che sta passando con sua madre. Anzi, ci sono. Dato che sta soffrendo tanto, non vuole essere l'unica a soffrire. E perciò si è inventata questo per far soffrire anche te. Va bene, ma è molto contorto. Sì, può darsi, ma... Antonella è contorta. E se invece Antonella avesse ragione e Babi fosse mia sorella? Insomma, che succede, Antonella? Per favore, non tenerci sulla corda. Si può sapere perché tutti questi misteri? No! No, 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 ti correggo, non c'è nessun mistero, si tratta solo di una precauzione. Ho voluto che ci riunissimo e ora che è stato confermato tutto posso dirvelo. Che cosa? Mamma verrà rimessa in libertà. Però come? Come quando? Devi spiegarmi come ci sei riuscita. Bene, 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 aspetta, nonna, calmati perché questi... questi sono dettagli minori, l'unica cosa che importa. Allora potremo tornare a casa. Sì! No! No, Fabio, per ora no. Posso solo dirti che anche se sarà libera, la mamma non potrà ancora tornare a casa. C'è qualcosa che non ci hai detto? Hai parlato con l'avvocato? No, 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 non c'è niente. Dovete solamente essere felici perché mamma tornerà in libertà. Ah, finalmente potrò riabbracciare la mia bambina. E su, andiamo a prenderla subito, andiamo. No, 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 non bisogna andarla a prendere ora. Anzi, sai cosa? Quando sarà ti avviseremo. Però promettimi che non andrai. Sì. Fratellino, credo che adesso sia ora di andare in classe. Sì. Nonna, stai tranquilla perché appena so qualcosa ti chiamo così andremo a prendere la. Sì, per favore, ragazzi. Va bene. Ti voglio bene. Ciao. Ciao. Andrés? In Colombia? No, Andrés,
Ho saputo che stanno per liberare Bianca e la verità è che non posso fare niente. Prima di aver riabbracciato mia figlia e aver passato un po' di tempo con lei, no, non posso iniziare nulla di nuovo nella mia vita. Noi due dobbiamo parlare. Ah? Sì, se vuoi parliamo, ma non ho tempo, perciò sbrigati. Ebbene, la mia tata, Socorro, mi ha detto... Ah, capisco, le solite chiacchiere. Non sono chiacchiere, lasciami parlare. Tu sai perfettamente che Leandro soffre di attacchi di panico dal giorno in cui tu sei riapparsa all'improvviso nelle nostre vite. E con questo? E con questo? Con me non fare la finta tonta. Io voglio sapere che cosa c'è stato tra voi, che cosa fa stare così mio marito. Tanto per cominciare, non è tuo marito. E che cosa c'entra? È come se lo fosse, non cambiare discorso, sto parlando d'altro. Comunque è assurdo che tu dia ascolto alle chiacchiere di una servetta. Come ti permetti? Socorro, è la mia tata, è una professionista. Senti, Carmen, faresti meglio cercare di non farti lasciare da Leandro, oppure potresti chiederti perché ha questi attacchi di panico. Che cosa dovrei chiedermi? Perché dovrebbe lasciarmi? Stai dicendo le solite bugie, perché ti metti in mezzo? Perché ti inventi storie? No, nessuna bugia, proprio stai nessuna. Stai lontana da lui, sta lontana da Leandro. Non permetterti di dare degli ordini, è chiaro, dolcezza. Non chiamarmi così, io non sono dolce. Giusto, a guardarti bene, i dolci sai soltanto mangiarteli. Oh. Pensa a non farti lasciare da Leandro. Brutta strega, non ti mischiare in casa che non ti riguardano. Sono così felice della notizia perché quello che è successo a mia madre è una cosa davvero ingiusta. Ma tu che cosa sai? Ne hai parlato? No, so soltanto questo. L'unica che sa qualcosa è mia sorella, ma non ha voluto dirmi niente. Forse non sa niente nemmeno lei. No, ho la sensazione che lei conosca molto bene la situazione, però che non ne voglia parlare. Sembra quasi una moda quella di fare i misteriosi, no? Guardate anche Guido. Perché dici così? Non lo so, ma qualcosa di strano c'è. Non è stato solo il bacio tra Giusy e Martin. C'è dell'altro. E Guido mi ha detto che non lo può raccontare a nessuno. Che sarà? Chissà. Voi ragazzi sapete cosa sta succedendo? No. No. Fabio, sono molto felice per tua madre. Davvero. Grazie. Bene, allora... Ricomincerai a ballare con noi? È un dato di fatto. Ma più che un dato di fatto, è una stranezza. Però avete tanto insistito e fatto tanto le misteriose che almeno per togliermi la curiosità. Eccomi! Le popolari sono sempre pronte ad aiutarti. E il bello di questa sorpresa è che ti farà... Zitta, Sol! Parli sempre troppo. Va bene, sto zitta. Ora perché non andiamo al teatro? Si sta facendo tardi. Sì, andiamo. Ciao, Patty. Vieni, Giusy. Sì, eccomi. Ciao, Giusy. Ciao, Patty. A dopo. Aspetta, Antonella. Giusy sta meglio, vero? Sì, cerca di andare avanti. Mi fa piacere per lei. Aspetta, Antonella. Che c'è? Per favore, devi essere assolutamente sincera con me. Io lo sono stata, Patty. Ti ho detto tutto quello che sapevo. Sei proprio sicura che quello che mi hai detto non è una delle tue solite invenzioni? Antonella, io sono molto preoccupata. Se dicessi a mia madre o a mio padre una cosa simile e poi scoprissi che è soltanto uno scherzo di cattivo gusto da parte tua... Senti, Patty, sai una cosa? Fammi un favore. Dimentica quello che ti ho detto. Cancellalo dalla tua mente. Fa conto che non ti abbia detto niente. Credo che sia molto meglio. E questo che cosa significa? Che è la verità o una bugia? Significa che io ho bisogno che tu ti ficchi in quella testolina che io non ti ho detto niente. Niente di niente, chiaro, Patty? Ciao. Ciao, tesoro. Ciao. Ma dov'eri? Sai, Mati era scappato correndo. Mati? Se Mati sta qua? Ah, sì, certo, vedo, eccolo. Beh, che ti succede? Ti prude il naso? Sì, mi prude, un prurito, sai, qua, proprio vabbè, qua, vicino alla narice. Vai, no, mi vado a riposare, perché... Ma come? No, mi fa anche... Ma dove vai, scusa? Perché sei uscita allora? Mati è qui? Quante domande, insomma, quante domande. Io ho smesso di fare domande e adesso cominci a farne anche tu. Va bene, non chiedo allora, altro. Allora io vado però... a riposarmi un po'. No, insomma, dammi un bacino. Un bacino, ecco. Ciao. Cos'è questo? Cos'è questo graffio? Cos'è stato? Ragazze, potete dirmi qual è la sorpresa? Sono molto curiosa. Su, devi avere pazienza, Giusy. Tu devi essere Giusy, se non sbaglio.
Serafine, sei proprio tu. Ci intenderemo di sicuro a meraviglia noi due, perché in fondo pensiamo e sentiamo le cose allo stesso modo. Vuoi che t'aiuti? No, posso farcela. Tranquilla. Molto bene. Davvero, perché queste sono parole chiave, cara Giusy. Io posso. In realtà, noi tutti possiamo, però non è solo questo. Ricorda che dipende soltanto da noi cercare di agire per riuscire a superare tutti gli ostacoli. Le tue amiche si sono messe in contatto con me per chiedermi di aiutarti, ma non si rendono conto che sarai tu ad aiutare me. E dimostreremo agli altri che se vogliamo, possiamo. E che non dobbiamo rinunciare. Io posso, tu puoi. È questo che devi pensare. Tu puoi fare sport, puoi cantare, puoi ballare, puoi divertirti, puoi studiare, puoi sorridere. Insomma, puoi fare tutto quello che la vita ti propone. E se non mi credi, chiedi a Sifo. Lui sa tutti i miei segreti. Non ho parole, Serafine. Non so che dire, non posso credere che uno sconosciuto stia facendo questo per me. Non è così, Giusy. In realtà non sto facendo niente per te. Sei tu quella che dovrà fare. Perciò, ora promettimi di fronte alle tue amiche che proverai a fare tutto quello che ti ho detto un attimo fa. Te lo prometto, Serafine. Molto bene, e ora abbracciami. Che cosa succede? Niente, siamo solo un po' emozionati, ma molto allegri, vero Giusy? Assolutamente. Mille grazie, Serafine, sul serio. Non ringraziarmi troppo, o Sifo diventerà geloso. Però voglio che non ci siano storie. Bene, rimaniamo così allora. Perfetto. Francesca, mi hai chiamata per caso? Sì, sì, io ho mantenuto la parola, ho fatto la mia parte. Tua madre tra poco tornerà libera. Ora spero che tu faccia la tua parte. D'accordo. Appena tua madre uscirà, tu potrai tornare. Hai capito, Antonella? Sì che hai capito. Ehi, che succede? Stavamo parlando e sei sparita. Fabio, non c'è tempo. Bisogna andare a prendere la mamma adesso. Allora fammi chiamare la nonna prima. Bene, mentre tu la chiami io cerco un taxi o qualcosa del genere, però sbrigati. Ragazzi, avete visto Patty? Ciao nonna. Avete visto Patty? Senti, stiamo andando a prendere la mamma. Puoi andare direttamente tu, ci vediamo lì. Sì, adesso vederci tutti insieme le farà bene. Ciao, a tra poco. Ancora grazie di cuore, Serafina. Smettila, sennò Sifo diventa geloso. La verità è che volevamo ringraziarti. Sei stato davvero meraviglioso e non dimenticheremo mai la tua gentilezza, sul serio. Né io la vostra. È stato un vero piacere. A presto, ragazze. Ti auguro un buon ritorno. Ti ringrazio. In Spagna ne diamo due. Sì, due. A presto. Ciao, ciao, Sifo. Grazie. Ciao anche a te. Io ti accompagno. Molto bene, molto bene. Ciao. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. E insomma, Giusy, ora che pensi di fare? Ho già deciso, ragazze. Voglio tornare. Serafine è un genio e credo sinceramente a quello che mi ha detto. Adesso devo ricominciare a vivere. Allora, c'è ancora un posticino tra le popolari? Certo che sì. Sì. No, scusa Patty, però questo è un abbraccio tra popolari. E tu sei una divina, giusto? Patty. Perché lo hai fatto, Tamara? Va bene, io te lo dico, ma tu promettimi che non ti arrabbierai. Sì, ma guarda come ti sei ridotta. Ma come hai fatto? Mi fa male. Bene, io ti ascolto. Io adesso ti ascolto, ma tu me lo devi raccontare. Dimmi, coraggio. Ebbene, che cosa è successo? Io ho discusso con Francesca, o meglio... Perché? Ho discusso, litigato. No, perché... Lei si impiccia di cose che non la riguardano. Si è permessa di andare a dire delle cose a Soccorro, proprio... Quali cose? Le ha detto che lei sa qual è il motivo per cui hai questi attacchi di panico? Ecco, senti amore, quello che vorrei cercare di spiegarti è che io... No, tu non devi spiegarmi niente, proprio niente. So benissimo com'è fatta e so come sono fatte queste donne, capaci di inventare chissà che io. Io non lascerò che niente e nessuno ostacoli la nostra felicità. Beh, allora adesso stai meglio? Sì, sì, grazie per l'interessamento, ma non era necessario preoccuparsi tanto. Certo, ma non sembravi molto in forma. Sì,
Ti posso fare una domanda? Devi rispondermi sinceramente, però. Sì, dimmi. Tu sai che Gonzalo si fa passare per Martino? Tamara, scusa se mi permetto, non è che sei stata un po' troppo dura? Perché devo fingere un'amicizia che non sento? Giusy, io ti rispetto, però anche tu devi rispettarmi e non chiedermi di perdonarla. Sì, certo, ti rispetto. Ma tu sai bene quanto è importante per me che noi popolari restiamo unite. Va bene, Giusy, non prenderla male, però. Non è meglio se organizziamo una festa? Una festa? Sì, così inviterai Martina e ce lo farai conoscere. Dai. L'idea mi piace e tu hai un gran potere di persuasione. Cerca il numero che lo invita. Bene. Martin. Martin. Ciao. Ciao, Martin. Ciao, Giusy, come stai? Io sto bene. Tu come stai? C'è qualcosa che non va? No, sì, più o meno. Dove sei? Nella mia vecchia scuola. Ah, io sono nel bel mezzo di una lezione. Per questo non sei venuta oggi. Sì, esatto. Senti, se sei a lezione sarò breve. Ti chiamavo per invitarti a una festa che faccio a casa mia. Ah, sì? E cosa si festeggia? Questo dovrai scoprirlo. E non mancare, eh? Voglio farti conoscere i miei amici. Martin? Mi senti? Oh, mamma! Siete mamma! Qui. Oh, figli miei, state bene! Vogliamo bene, mamma! Anch'io vi voglio bene! Vi pensavo ogni giorno e questo mi ha salvato! Sai, mamma, la cosa più bella è che d'ora in poi non dovremo separarci mai più! No, mai più, mai più! Oh. C'è spazio anche per qualcun altro in questo abbraccio. Mamma! Figlia, come stai? Ora sono davvero contenta, siamo finalmente sì! Uniti! Ah! Soccorro io? Dillo tu. Ebbene, Socorro e lei Zia Bianca. Sì, sì. Siamo sorelle. Sorelle gemelle. Francesca. Ciao, Patty. Salve. Ciao. Che fortuna incontrarla, perché stavo pensando proprio a lei. Pensavi a me? Sì. Dimmi tutto, cara, però dammi pure del tu, no? Va bene. Ti ricordi d'avermi parlato qualche tempo fa del padre di tua figlia? Sì. Beh, ecco, mi chiedevo se mi potevi dire chi è il padre di Babi. Come ti viene una domanda così? Patty, qualcuno ti ha detto qualcosa?